Ai carissimi missionari. Presenti e futuri della Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere. Perché questo mai s'abbia ad avverare, procuriamo sempre di vivere quella vita di fede che deve essere la vita del giusto in genere e tanto più del sacerdote e dell'apostolo, la quale ci porti a cercare e volere il beneplacito di Dio e non il nostro. E vivremo di una tal vita se prenderemo la fede a regola indeclinabile della nostra condotta, per guisa che informi i pensieri, le intenzioni, i sentimenti, le parole e le opere nostre. Il missionario saveriano è un contemplativo in azione, cioè nella sua azione lui contempla Gesù Cristo, lui vive assieme a Gesù Cristo, ha sempre Gesù Cristo di fronte a sé. Vivremo di questa vita se in tutte le contingenze terremo Cristo innanzi agli occhi della nostra mente ed Egli ci accompagnerà ovunque, nella preghiera, all'altare, allo studio, nelle opere molteplici del ministero apostolico, nei contatti frequenti col prossimo, nel momento dello sconforto, del dolore e della tentazione. Ed in tutto da Lui prenderemo ispirazione, per modo che le nostre azioni esteriori siano la manifestazione della vita interiore di Cristo in noi. Questa vita intima di fede ci premunirà contro i pericoli del ministero stesso, moltiplicherà le nostre energie ed i nostri meriti, purificherà sempre più le nostre intenzioni e ci procurerà gioie e consolazioni ineffabili che ci renderanno soave il peso dell'apostolato. Je pense que déterminer la foi comme norme incontournable de notre conduite consiste à vivre ma consécration missionnaire dans une logique d'abandon filial à Dieu. Je me rappelle d'ailleurs qu'en me préparant à prononcer mes vœux perpétuels, je n'avais pas demandé une quelconque destination de mission. L'affectation étant arrivée, je l'ai accueillie dans un acte de foi, sans savoir ce qui m'attendait concrètement au Mozambique. Aujourd'hui, après presque 7 ans de présence passée ici, j'ai pu dire en toute joie et gratitude que le bien que le Seigneur réservait pour moi dépassait de loin mon imagination.